Sabor, attacca! Non mi ricordo se è in questo gioco o sto confondendo con Kingdom Hearts che combattiamo due volte con Sabor. Mi sembra che forse era in entrambi, però non vorrei dire una cavolata. Ah, ok, aspetta. Ah, oddio. Come cavolo è sto combattimento? Aspetta, c'è qualcosa da queste parti? Ok, sì, ci sono i rovi. Proviamo. Ok, non sapendo il pattern. Ok. Ok, allora, è molto probabile che morirò e dovrò rifarlo. Realtà è una cavolata, solo che... Ah! Non l'ha fatto lui in tempo il salto. Ok, adesso... Conosco... Dai! Ma si è girato! Che basta, allora... Adesso lo conosciamo. Ma scusami. A questo punto, dove cavolo sono le. Dove cavolo sono le lettere e tutto il resto? Ok. Come esattamente pensavo. Lo facciamo attaccare e poi attacchiamo noi. Sono Riccardo Proce. Vieni qui. Per un attimo ammetto che avevo pensato che sarebbe corsa contro le spine. Vieni qua. Ma cos'è successo alla lancia? Ecco, ecco comunque come va il combattimento. Tra l'altro, sbaglio o... Si è spostata la telecamera più in basso. Comunque, la frutta ce la teniamo da parte. Dai. Ecco qua, grazie. Abbiamo appena recuperato la vita che abbiamo sprecato. No, non riesco a prenderlo. Ecco fatto. C'è qualcosa qui? Allora, come faccio a scendere di sotto? Credo da questa parte, esatto. Beh, questa non era molto difficile da trovare, però sai com'è. Non si può mai sapere dove si nascondono gli oggetti in questi giochi. Ecco fatto. Che tra l'altro, vedendo tutta la frutta a questo giro, mi viene da chiedere se a un certo punto lì ci sono i nidi di uccello. Questo vuol dire che possiamo salire. Ehi, di qua. Aia, il corno. Ma porca. Allora, dicevamo. Questo vuol dire che da qualche parte possiamo salire. Che palle. Allora, capiamoci un attimo, fra. Ui, ui, e che... Allora, non voglio morire per colpa del rinoceronte, perché sarebbe una morte molto stupida. Dai, madonna mia, che palle quando non riesce a prendere un oggetto perché è stupidamente messo nella curvettina più in basso possibile e tu non ci arrivi. Guardalo. Che palle, qua ci voglio 5 minuti solo da perdere per questo. Meno male che certi giochi non erano a tempo una volta. Certi, non tutti. Vabbè, ascolta. Ecco fatto, mamma mia. Che peso fare sta parte. Vabbè, dai, tiè, muori. A parte che ci fa più danno la scimmia con una noce di cocco che la tigre mentre ci attacca. Puntualizziamo questa stronzata. Allora, dicevo, di qua, perfetto. No. Allora, aspetta, rifacciamolo. Ecco. Perché oggi i comandi
non me li prendi, Tarzan. Io capisco che non c'è simpatia fra di noi e ormai questa cosa penso si sia intuita tranquillamente. Però che cavolo, sono io che ti comando, quindi se vuoi sopravvivere, oh, madonna mia, devi seguire quello che ti dico. Mamma mia, antipatico che sei. Allora, fermo. Fermo perché tanto non ci arrivi. Vai, vai. Ecco qua. E via, finalmente. Oh. E ora possiamo andare a uccidere sta scimmia. Mamma mia, stupida scimmia lanciatrice di cocco. Ecco qua, cretina. Che poi, ancora, ci danno sto coltello, ma come ho detto ormai più e più volte, il coltello in sto gioco è inutile. È inutile per un semplice motivo: è talmente corto il raggio d'azione che non ti troverai mai in una situazione in cui è utile essere lì col coltello. A meno che proprio non sia fatta apposta. E onesto, ad ora non ho visto neanche una scena in cui è letteralmente utile usare il coltello. Comunque, dai, ci mancano già 3 lettere. No, non scappano, peccato. Allora, calmo. No, pazzo, pazzo malato. Uff, mamma mia. Allora, calmi un attimo, più in alto. Oh, e che cavolo. Che se facciamo le cose di fretta, come al solito, finiamo che io mi arrabbio e tu non fai quello che ti chiedo. Stupida scimmia. Dicevamo, c'è qualcosa per caso? No, peccato. Meglio, in realtà è meglio così, eh. Almeno non perdiamo per niente gli oggetti utili. Ecco qui. Ok, rovi. Il che vuol dire, aia, che potrebbe essere vicina, stavo per dire. Stupida scimmia. Ma io ci riprovo. No? Cioè, puoi uccidere tutta la fauna di questo ecosistema iperfragile. Fermo, fermo. Che palle. Però l'aquila non la si tocca. Ecco, fermo, fermo. Ok, vai. E via, un'altra vita ottenuta. Calmo. Che bastardo. Queste scimmie del cacchio. Scusa un attimo. Ah, ok, no. Avevo ragione, ma per un attimo ho avuto il dubbio. Per un attimo ho pensato di dover saltare sul cinghiale. Che tra l'altro, sapete che tipo Pumba di Timone Pumba non si dice Facocero, ma si dice la pronuncia giusta, Facocero? Però è una pronuncia talmente che suona strano che pochissimi dicono il modo giusto questa parola. Allora, vai ora. Che culo. Non so come abbia fatto a mancarci, ma tanto meglio per noi. Allora, ok, zona di combattimento. È molto probabile che moriremo. Oh, calmo. Bastardo? Vabbè, però, che cacchio. Ma me l'ha spawnata addosso. Ma che cavolo. Ma che pa... Ci mancano... Solo le aquile ci mancano. Che fanno comunella. Da quando in qua un giaguaro fa comunella con un'aquila. Dai.
Ecco fatto. A sto giro mi spiace, ma sono più rapido io di te. Ecco qua. Sono stato anche più furbo. Mi spiace. Sono stato anche più furbo di te. Stupida aquila, maledizione. Ho un coltellino e non ti posso fare un cavolo. Sei for... No. No. Ok, meno male. Dai, per una volta che non ne abbiamo mancata... spero, almeno, ancora una. Non le... Vabbè che... Onestamente, tanto vale usarle, va? Dicevo, per una volta che non le stiamo mancando neanche una. Cerchiamo di farlo per bene. Va a cagare. Stupide scimmie. Allora, dicevamo, per una volta che siamo... Guardalo lì, guardalo lì, pezzo di merda. Che stiamo andando bene e non abbiamo mancato ancora nulla. Che palle, guarda, lo sapevo. Ti sta bene. Allora, che poi le aquile, maledizione. Che cavolo volete dalla mia vita? Ma andatevene via. Cosa vi ho mai fatto di male? Allora, e via. Il disegno, almeno, l'abbiamo completato. Parabonzi bonzi bu. Alle falde del chi l'ha mangiato. Parabonzi bonzi bu. Vai, scendi. No, più in alto. Dai. Vai. Vabbè. Questa gliela abboniamo. Perché tanto siamo, esatto, in un punto di salvataggio. Non importa. Vieni qua che mi... Maledizione a voi, stupide scimmie. Ecco fatto. Ok, ci manca una sola lettera ormai, giusto? Preso. Perfetto. Così va meglio. Così va meglio. Allora, scendiamo dall'altra parte che non si sa... Non si sa mai, stavo dicendo. A meno che adesso non c'era il vuoto assoluto. E io mi ero condannato. Vieni qua. No, dai. Che cacchio. Allora, c'è il modo per risalire, ovvero il muro. Però dai, non mi posso mettere qui 10 minuti a cercare di prendere un mucchietto di monete. Che palle ogni volta. Dai, vieni. Ok, ce ne manca, credo, una sola qua sopra. Presa, vale. Meno male. E siccome non ho voglia di litigare con le cavolo di aquile, ci rifacciamo il giro dalla liana. Che poi anche qui, diciamolo, potrei finirci a litigare con un'aquila. Che palle. Eccoci qua. Meno male, non ci siamo fatti la risalita almeno. Spero di non averci perso nulla. Quanti cavolo di rinoceronti esistono in sto luogo? Che poi il rinoceronte sta nelle zone aperte, non sta in una foresta. Dai, su. Cacchio. Dai, maledizione. Ecco qua, 100%, incredibile. Incredibile, mamma mia. Vediamo. Oh, 100 monete, tutte le lettere, tutto il disegno. E finalmente andiamo a menare. No, è che... No, qua ho sbagliato io. Ho proprio...
cannato il salto malamente. Dai. Ti giuro che se muoio per colpa dell'aquila, maledizione a lei. Domani tacchino al forno. Porca miseria. Stupido incapace di nome Kronk. Perché la parte più difficile di un combattimento boss fight è il minion immortale, per di più, è Tails di Sonic. Che poi adesso non si gira neanche più, non posso fare neanche più lo stesso trick di prima. No, qua ho sbagliato perché c'era l'aquila sopra. Stupida aquila, tra l'altro. Dai, dai, che... Oh. E che cacchio, finalmente. Mamma mia. E poi la parte difficile era l'aquila, che continuava ad andare a destra e a sinistra. E comunque no, era questo il gioco in cui combattevamo una volta sola. Mentre Kingdom Hearts ci combatti due volte. Che cavolo. Mamma mia, finalmente un livello 100%, incredibile. D'accordo, vediamo il livello bonus di questo giro. Crociera nella giungla. Ah, ma guarda, ormai Tarzan è grosso, deve fare tutte le cose gli altri. Dunque, cosa dobbiamo prendere con la nostra amichetta scimmietta? Calma! No, ma... Come ha fatto ogni volta, ti giuro? Sto minigioco è di un ingiusto con le hitbox, soprattutto dei frutti, perché le monete, vabbè, bene o male, le prende. Ma il frutto, prova a non centrarlo nel modo giusto e... Boom! Perso per sempre. Cerchiamo di evitare... ciao, basta. E ormai è andata. Vabbè, vabbè, dai. Almeno una vita ce la siamo recuperata. Non molto, però meglio di nulla.